sono Milo. Volevo farvi il primissimo tutorial. Non so neanche da dove cominciare, ma proviamo. Io ne ho visti mille, sono tutti in inglese. Questo è il primo tutorial in italiano per riuscire a fare il famigerato Hide l'app o salvavita. Non solo salvavita, salva eliche. Perché cosa facciamo noi con questo sistema? Disabilitiamo l'air mode. Facciamo in modo di spegnere il giroscopio e abbassiamo i PID a zero. Cosa vuol dire? Che metteremo l'attivazione di tutto questo su uno switch che ci tornerà comodo quando vogliamo, in caso di caduta o prima di decollare o quando stiamo atterrando, una volta arrivati giù, avremo il drone che non fa altro che girare a vuoto, cioè non è attivo nel senso che se si avvicina qualcuno per sbaglio o vogliamo fare qualche manovra stupida, evitiamo di farci male ed è molto comodo. Ora vi mostro come si fa. Allora, connettiamo il drone, il cavo USB al drone, alla nostra FC, apriamo Betafly e ci connettiamo. Andiamo dentro e come prima cosa, configurazione, qua disattiviamo l'air mode. Lo spegniamo, lo chiudiamo. Non ci voleremo senza perché lo metteremo da attivare su uno switch. Salviamo, riavviamo. Vediamo, ok. Dopodiché andiamo in modi di volo e ci accorgeremo che magicamente appare la schermata, lo switch dell'air mode. E noi da qua gli diamo un canale sulla radio libero a tre switch, perché sia sopra che sotto deve essere libero dall'attivazione. Poi, se uno si trova comodo e vuole usare lo switch a due, lo può anche fare. Al posto di metterlo qua, lo mette in fondo. Lo attiviamo, gli diamo il nostro canale, salviamo. Allora, entriamo di nuovo nel nostro quad, andiamo nella CLI. Dobbiamo selezionare Set Throttle e dobbiamo andare a cercare Set at Minimum Throttle. Andiamo dentro e lo troviamo in on solitamente. Questo noi lo dobbiamo mettere in off, perciò lo copiamo. Ricordiamoci di mettere davanti Set spazio incolla. Era in on, noi lo dobbiamo mettere in off. Salva e andiamo a vedere il passo successivo. Entriamo nel nostro modello e andiamo nella pagina. Allora, qua delle uscite. Dobbiamo trovare l'uscita del gas. Ora, il gas è dove c'è scritto 89, perché quando passo la metà la freccetta va su. Ok, andare al canale 2, entriamo nel canale 2 e sarà il gas meno 89, è diciamo il livello che io ho trovato che per il mio quad va bene. Infatti mi dice in alto 10 e 45. Io poi successivamente avanti vi faccio vedere che lo switch che ho qua dietro, questo, che a me mi viene comodo, quando io switcho in alto viene 9 e no, 9,88, qua 10,45 che è il minimo del gas ed è quello che è impostato sulla ricevente, anche su Betafly. Se lo abbasso uguale si spegne sotto questa soglia. Sotto il 10,45 il giroscopio a PID 0 non funziona con l'air mode disattivato. Appena lo metto 10,45 funziona di nuovo. Dopodiché andiamo avanti, andiamo in fondo e dobbiamo mettere su questo switch qua sia giù che su il blocco a meno 100. Perciò ce lo selezioniamo, andiamo dentro, gli diciamo giù, attivo, ok, blocco sul canale 2 che è il gas,
che qua si può scegliere il canale, ma noi in questo caso ci serve il 2, che a me è gas 2, meno 100, e in fondo flaggiamo la freccetta. Stessa cosa per il canale sotto, però al posto di switcharlo giù e darglielo, io lo faremo su. A metà, quando noi saremo a metà, questo switch qua sarà attivo. Andiamo di nuovo sul nostro computer e gli diciamo, accendiamo la radio anzi, e gli diciamo andiamo dove c'è la ricevente. Io sul canale 5 ho l'air mode, e se vediamo il gas in alto, quando io lo accendo va a 10,45. Il mio minimo del gas è 10,40. A 10,45 i motori girano, giusto 5 punti, potete fare anche uno, io l'ho fatto per sicurezza, sia sopra che sotto il throttle si spegne. Allora adesso vi faccio vedere che noi accendiamo la nostra Taranis, colleghiamo il nostro drone e lo accendiamo, troviamo il nostro switch per armarlo e l'abbiamo armato. Adesso penserete che sto facendo la cazzata del secolo. Allora, noi quando andiamo a prendere acceso il quad, lo andiamo a toccare, solitamente si muove, al momento non reagisce. Non reagisce primo, e se metto la mano sulle eliche le posso fermare tutte e quattro, non impazzisce. Non fatelo questo perché è pericoloso, però ora se io attivo il sposto, attivo il mio air mode, sentiamo che comincia a girare, a dare potenza. Così lo stacco, così lo accendo e posso dare gas, ma appena io stacco l'air mode lui si spegne come se fosse spento. Spero che vi possa essere stato utile e che ci riusciate.